Oggi è la giornata internazionale dei bambini scomparsi, un tema che vi riguarda in prima persona, un tema che vi pone al centro di questo immane lavoro praticamente quotidianamente. Sì, oggi è una giornata importante, un'occasione per riflettere su un fenomeno preoccupante che colpisce soggetti particolarmente vulnerabili, la cui tutela costituisce un obiettivo prioritario delle politiche del nostro Paese. Si tratta di un fenomeno che colpisce duramente anche le famiglie dei minori coinvolti. La scomparsa anche temporanea di un bambino o di un adolescente è un tema che di profonda angoscia per i familiari, nei quali nei casi irrisolti permane anche a distanza di anni, insieme alla speranza sempre di ritrovare il proprio caro, un sentimento costante di sofferenza che non può essere ignorato. Dal 1974, anno in cui è stata istituita la banca dati del Ministero dell'Interno, alla fine del 2020 le denunce di scomparsa dei minori sono state 136.884, di cui il 68% relative a minori stranieri. Anche la percentuale dei ritrovamenti differisce notevolmente a seconda che si tratti di minori italiani o di stranieri. Infatti ho qui delle statistiche che mi dicono che dal 2007 al 2020 sono stati ritrovati il 95% dei minori italiani e solo il 49% dei minori stranieri. Si tratta quindi evidentemente di giovani extracomunitari giunti sul nostro territorio che poi si allontanano volontariamente dalle strutture di accoglienza per raggiungere poi altri paesi o altre comunità. La scomparsa dei minori italiani è invece per la maggior parte dei casi, come dicevano anche chi mi ha preceduto, è legata a situazioni di grave disagio psicologico, a traumi, a tensioni che purtroppo avvengono spesso in famiglia e il più delle volte però si risolve anche nel giro di pochi giorni con il rintraccio, con il rientro spontaneo del minore. Tuttavia non mancano casi di scomparsa determinati anche da gravi malessere conseguenti a forme, a debiti di gioco o di droga, a cyberbullismo, adescamenti in rete o a forme di diffamazione estrema che possono tante volte concludersi purtroppo in tragedie. E non sono infrequenti, d'altra parte, anche i casi di sottrazione genitoriale di minori, specie nell'ambito di coppie di nazionalità diversa. Dall'analisi dei dati emerge dal 2016 un trend in decrescita dei minori scomparsi ed è un segnale incoraggiante che evidenzia evidentemente anche l'efficacia delle strategie messe in atto per prevenire il fenomeno. Si tratta di strategie di collaborazione multilivello che vedono necessariamente il coinvolgimento di più soggetti istituzionali e non. E un'efficace reazione al fenomeno presuppone un approccio globale che tenga insieme il coordinamento e la specializzazione nelle attività di ricerca con il sostegno e il supporto psicologico delle famiglie. E in questo quadro di collaborazione centrale è la funzione di indirizzo e monitoraggio del commissario straordinario del governo per le persone scomparse in sede locale, faccio riferimento al ruolo di coordinamento dei prefetti, proprio per un tempestivo avvio delle indagini, proprio in attuazione degli appositi piani provinciali che abbiamo ormai da tempo in essere per la ricerca delle persone scomparse.
un coinvolgimento concreto, e qua va il ringraziamento alle forze di polizia che operano su questo fronte, e un coinvolgimento anche degli enti locali, dei vigili del fuoco, del sistema di protezione civile, del volontariato sociale e degli altri enti, anche privati, attivi sul territorio. Sul piano operativo, fondamentale, come dicevo prima, è l'attività delle forze di polizia, che anche attraverso l'utilizzo di strumenti messi a disposizione dalla tecnologia, in quello andiamo sempre più avanti con i sistemi di tecnologici ormai avanzati, che hanno affinato le procedure dirette proprio al rintraccio dei minori. E non meno importante, vorrei dire, è la collaborazione offerta dalle associazioni private operanti nel settore. E vorrei anche fare un cenno a quello che è il servizio, questa linea telefonica diretta per i minori scomparsi, è previsto dalla decisione della Commissione europea ormai risalente al 2007 e che è dedicato, il 116.000, dedicato ai minori scomparsi, assegnato al Ministero dell'Interno. Ricordo che fui proprio io, nella mia veste precedente, nella precedente vita, che mi impegnai al massimo perché fosse attivato questa linea telefonica che insieme con il professor Caffo poi ha dato anche dei grandi risultati, perché consente di segnalare a un centralino multilingue casi di bambini che si sono spariti, che sono in difficoltà e che comunque hanno bisogno d'aiuto, interessando immediatamente gli uffici territoriali delle forze di polizia. E in Italia, tra l'altro, è attivo anche dal 2013 il sistema di allarme scomparsi minori, gestito nell'ambito della cooperazione transnazionale dal Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia della Direzione Centrale della Polizia Criminale. E il sistema, mediante la diffusione dell'allarme attraverso tutti i mezzi possibili, consente, in caso di pericolo per l'integrità o la vita del minore vittima di allontanamento coattivo, un tempestivo coinvolgimento del pubblico nell'acquisizione appunto delle informazioni, di ogni informazione utile. E va sottolineato, ci tengo a farlo, anche l'impegno del Dipartimento della Pubblica Sicurezza per contrastare il fenomeno delle sottrazioni internazionali di minori attraverso appunto la Task Force Interministeriale sul fenomeno delle sottrazioni, istituita presso il Ministero degli Affari Esteri della Cooperazione Internazionale, ed è questo un organismo di raccordo molto importante che svolge attività di impulso proprio ai fini della risoluzione dei casi di sottrazione di minori in Italia, che vengono trasferiti e trattenuti in altri paesi. È dato di esperienza consolidata che l'efficacia del Sistema Nazionale di Ricerca presuppone la tempestività nella denuncia, perché molte volte proprio dalla tempestività dipende o meno l'esito positivo per le ricerche, e anche il coinvolgimento consapevole dei cittadini. Su questi profili quindi va richiamata anche la recente campagna di comunicazione che è stata introdotta dal commissario straordinario, dal prefetto Riccio, realizzata in collaborazione con il Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri. E questa è un'iniziativa di forte impatto mediatico che, insieme ad alcuni recenti episodi di cronaca, ha riacceso i riflettori su un fenomeno la cui comprensione, anche in un'ottica di prevenzione, esige di allargare l'angolo visuale alle dinamiche relazionali, ai contesti
che sono sottesi ai singoli episodi e alle ricadute anche sul piano emotivo che l'allontanamento di un bambino o di un adolescente produce all'interno della propria vita familiare. E quindi un ruolo di rilievo ce l'hanno sicuramente anche gli psicologi, sia in termini di analisi del contesto, sia di sostegno del nucleo familiare. Quindi vorrei, non meno importante, vorrei anche citare quelle che sono alcune linee di indirizzo impartite ai prefetti dal commissario straordinario, dirette proprio a migliorare le capacità di relazione dei minori, a favorirne l'inclusione sociale e consentire anche attraverso interventi di sostegno alle famiglie di appartenenza, il superamento di quelle situazioni di conflittualità che tante volte portano poi alle situazioni di cui stiamo parlando. Chiudo quindi questo mio intervento con una considerazione che è legata anche alla triste esperienza che stiamo vivendo ormai da più di un anno, dovuta alla pandemia, che ha portato gravi difficoltà sociali, economiche, oltre a rappresentare ovviamente un pericolo gravissimo per la salute pubblica. La pandemia ha colpito soprattutto gli adolescenti, i fanciulli, creando le condizioni per un isolamento che potrà lasciare tracce anche in futuro nel loro equilibrio. E bisogna essere consapevoli che ci troviamo di fronte a una nuova causa di difficoltà di disagio proprio per i nuclei familiari che sono più vulnerabili. Avranno bisogno di un impegno forte, solidale da parte delle istituzioni, che potrà avvenire anche attraverso le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, destinata appunto alle politiche di sostegno alle famiglie e ai genitori. Sono temi da sempre all'attenzione del Ministero dell'Interno, che ha come sua naturale vocazione la coesione, la socialità. E io voglio a questo punto davvero chiudere dicendo che dedicherò tutta la massima attenzione a queste problematiche, perché ritengo che siano problematiche di carattere sociale che vanno poi a incidere sul futuro dei nostri giovani. Grazie.